Buongiorno, è ormai martedì 12 dicembre 2023, ormai da, dicevo, da quasi 8 ore. È la 50ª settimana dell'anno, un anno che è iniziato da 346 giorni, il che significa che al prossimo Capodanno e al 2024 mancano appena 19 giorni. Questa mattina il sole è sorto alle 7:23, tramonterà alle 16:31, avrà il suo culmine alle 11:57 per appena 9 ore e 8 minuti di sole, giornate sempre più corte. Luna nuova che è sorta alle 6:59 e tramonterà nel pomeriggio alle 15:45. Oggi la Chiesa celebra San Josafat, Giovanni Kunzevitz, vescovo della città bielorussa, crudelmente assalito durante un tumulto, morì per l'unità della Chiesa e per la verità cattolica. Auguri a quanti si chiamano Giovanni. E buongiorno e grazie per essere qui nei nostri studi di prima mattina a Deborah Comardi. Buongiorno. Buongiorno Ferruccio, grazie per Grazie l'invito. per essere qui. Allora, assessore, non proprio assessore, dopo spiegheremo perché, del Comune di Spiegheremo, Montesilvano, spiegheremo. per la programmazione, obiettivi strategici, rapporti con enti per il PNRR, demanio, informatizzazione, manutenzione servizi, turismo, manifestazioni ed eventi. Nonostante tu sia giovanissima, Grazie. hai una grande esperienza amministrativa nel comune di Montesilvano, perché non più assessore? Cosa è accaduto negli ultimi giorni? Allora, ti ringrazio per la grande esperienza amministrativa. Sono ormai 12 anni di permanenza all'interno del Comune di Montesilvano. Sono stata eletta la prima volta giovanissima, avevo 22 anni, ora ne ho 34. Allora, queste deleghe le ho portate avanti con veramente tanto amore e tanta passione. Abbiamo ottenuto dei risultati straordinari, soprattutto sul tema del turismo. Ricordo che quest'anno solamente abbiamo avuto, grazie agli interventi e alle decisioni politiche che abbiamo messo in campo, un incremento di presenze dell'8%. Siamo arrivati a 700.000 presenze. Quindi abbiamo ottenuto veramente delle grandi, grandi soddisfazioni. Merito del mare che Merito del mare, merito dell'accoglienza, merito di un bellissimo cartellone degli eventi che abbiamo steso insieme, insomma, come amministrazione, e merito della volontà di voler investire proprio sul comparto a 360 gradi, merito del Pala di Martin che ci consente di destagionalizzare il turismo, quindi abbiamo avuto tanti eventi congressuali, merito dei nostri impianti sportivi, che anche questi ci hanno consentito poi di destagionalizzare il turismo con degli eventi sportivi che ci hanno consentito di avere notevole afflusso. Nonostante non abbiate la bandiera blu. Nonostante non abbiamo la bandiera blu, purtroppo noi abbiamo iniziato comunque tutto il percorso per l'ottenimento della bandiera blu, non c'è stato il riconoscimento, non perché la qualità delle acque non sia buona, anzi la qualità delle acque di Montesilvano, ci tengo a sottolinearlo, è assolutamente eccellente, bensì poiché la bandiera blu è formata di diversi parametri, quindi non basta solo la qualità delle acque, ci servono diversi altri elementi da rispettare. Uno di questi elementi fondamentali è stato la raccolta differenziata. La raccolta differenziata deve raggiungere una percentuale del 40, minimo, soglia minima proprio per poter ottenere il vessillo. Noi purtroppo, nonostante tutti gli interventi, non siamo riusciti a raggiungere questa soglia, Però siete sulla buona nonostante, strada, però c'è un gran lavoro. siamo assolutamente sulla buona strada, ci saranno comunque degli interventi sotto questo aspetto. Ovviamente il trend anche sotto questo profilo è assolutamente in crescita, cioè la volontà è quella poi di aumentare le percentuali, non solo perché è un desiderio dell'amministrazione, ma anche perché ce lo impone l'Europa, quindi comunque sia per rispettare quelle che sono le normative imposte. Per quanto riguarda la domanda che mi hai fatto, assessore, ex assessore, sono stata assessore fino a pochi giorni fa, ora non lo sono più poiché ho deciso di candidarmi alle elezioni regionali che ci saranno il 10 di marzo. Ecco, non è quello proprio il problema, anche perché c'è stato Diciamo sempre nell'area del centrodestra, però c'è stato un sì, cambio di squadra, mettiamola così. esattamente, esattamente, proprio così.
Diciamo che c'è stato un avvicinamento con il partito di Fratelli d'Italia, io ricordo essere in Lega, stare in Lega. Ero in Lega, sì, e un partito con cui mi sono trovata estremamente bene, anche con la Lega mi sono trovata molto bene, io conservo tuttora numerosissimi amici all'interno di quel partito. Il sindaco? Il sindaco in primis, il sindaco in primis assolutamente, ma anche tanti altri consiglieri, altri amministratori locali, gli stessi vertici con cui comunque abbiamo lavorato molto molto bene. Nel 2019 proprio con la Lega sei stata la prima degli eletti, sì, una sì. Grande soddisfazione. Una enorme soddisfazione, mi emoziono ancora adesso a ricordarlo, ci sono dei momenti che poi rimangono impressi nella memoria di ognuno di noi. L'elezione è uno di questi, rimane proprio impressa a fuoco, perché sai, l'elezione non è sei stato eletto, punto. L'elezione è numero tot di persone, hanno scritto il tuo cognome, hanno dato la loro fiducia sulla tua persona. C'è un significato estremamente profondo, estremamente importante e che ti carica anche di responsabilità. Io ho presi alle ultime elezioni quasi 800 voti. 792. L'ho appuntato. Bravo, te lo sei appuntato. È un numero estremamente importante, sono tante persone che hanno scelto, che hanno scelto me, hanno detto la Comardi mi piace. Più magari... Comardi che Lega fondamentalmente. Vabbè, ovviamente poi quando ci si candida si mette sempre, si va a braccetto con il partito, senza dubbio, però ci si mette anche tanto la faccia, il tuo volto che viene messo e il tuo lavoro. E adesso ci hai poi messo la faccia proprio completamente. Completamente. Sì. C'è stato questo passaggio, come è avvenuto il passaggio con Fratelli d'Italia? Chi ti ha chiamato, chi ti ha telefonato, oppure sei stata tu che sei andata incontro no, a questo guarda, partito? No, guarda, è stato un avvicinamento molto sereno, molto tranquillo, non c'è stato qualcuno che ha chiamato, qualcuno che ha chiesto, è stato un dialogo costruito proprio in maniera fluida. Ma funzionale alla candidatura alle regionali? Ma guarda, si è parlato anche della candidatura alle regionali, però anche senza candidatura alle regionali sarebbe stato comunque un passaggio fatto. Quindi... E quando l'ha detto a De Martinis, come l'ha presa? Allora, De Martinis è da un lato, insomma, lui ha sempre sostenuto quelle che sono le scelte dei suoi amministratori, dei suoi consiglieri e dei suoi assessori, quindi è una persona estremamente democratica e anche è uno che persona... bada più ai risultati piuttosto. Sì, assolutamente, è una persona che bada soprattutto ai risultati, nel senso ci tiene al lavoro svolto bene, quindi l'importante è per quanto riguarda Martini, è il lavoro svolto, cioè quanto tu ti dedichi al territorio, anche perché lui è legatissimo al territorio di Montesilvano, quindi ci mancherebbe. Lui è sempre molto di supporto appunto nei confronti della sua squadra, non è una persona che mette vincoli oppure che non supporta quando c'è insomma qualche cosa da fare, qualcosa da dire. Un esempio, mettiamolo così. Sì, facciamo un salto indietro nel tempo, al marzo 2015 quando tu ti laurei per la prima volta in giurisprudenza, sì, in diritto amministrativo all'Università, sì, degli Studi di Teramo. Sì. E poi, tra l'altro, una tesi sulla VAS. Sì. E poi, nuovamente, il 26 marzo del 2019, c'è la seconda tesi di laurea in Scienze Politiche, sempre a Teramo. E stavolta ci hai portato la tua Montesilvano nella tesi, sì, di laurea. Ho fatto una tesi di laurea. Allora, a me piace studiare, quindi... Me ne sono accorto. Te lo volevo chiedere, sì, ma sì, hai già risposto. Sei una secchiona. Sono un tipo estremamente curioso. Non sono secchiona, ma sono un tipo molto curioso. Quindi mi piace sapere, mi piace conoscere, mi piace approfondire. E, mi piace avere tanti interessi. L'ultima, la tesi della seconda laurea l'ho fatta proprio sulla contabilità pubblica, perché erano tanti anni che avevo il ruolo di assessore al bilancio, ricordo che l'ho avuto per 7 anni, un ruolo che ho amato moltissimo, veramente veramente tanto, difficile, molto complesso, molto pesante dal punto di vista della responsabilità, un ruolo un po' parafulmini, perché ovviamente... tutte le colpe, poi tutti vengono insomma a come è giusto che sia, dimostrare quelle che sono le esigenze, ed è un ruolo che necessita di equilibrio, perché bisogna poi contemperare quelle che sono le diverse
esigenze, e la tesi la feci proprio sull'armonizzazione contabile, perché avendo appunto la delega al bilancio, io l'avevo studiata in maniera estremamente approfondita. Quindi ho deciso di portare come esempio gli atti del Comune di Montesilvano, ponendo in luce quelle che erano le prospettive dell'armonizzazione contabile e le criticità che io avevo riscontrato poi sul campo. Quindi è una tesi sì di studio, ma anche molto pratica, perché avendolo vissuto poi a livello concreto, sapevo benissimo quali potessero essere. E com'è stato portare la tua esperienza professionale, di vita vissuta, in un contesto accademico? Bellissimo, bellissimo. E come vederlo anche sotto un altro punto di vista? Un po' ci si estranea, quindi si vedono le cose anche dall'esterno in una maniera maggiormente anche obiettiva, se vogliamo. Quindi è stato molto molto bello, una bellissima esperienza. Dicevamo che hai iniziato nel 2012 con la politica, con una brevissima esperienza con l'allora sindaco Attilio Di Mattia, quindi nell'area di centrosinistra, anche se Attilio era riuscito a fare qualcosa di un po' particolare sui generi, che andava un po' oltre i partiti tradizionali. Assolutamente, assolutamente tuttora comunque un amico, perché alla fine siamo rimasti comunque in buoni rapporti, una persona sicuramente con le sue idee, con le sue, ha portato avanti anche delle azioni molto molto particolari. Io sono partita con il centro-sinistra, ci sono rimasta però pochissimo. Sono rimasta proprio 18 mesi. Curiosità, una ragazza che studia tantissimo, quindi ci sta, comunque ci sta. Giovane, donna, si avvicina alla politica, sembrerebbe un ossimoro, ma non è così. Qual è la tua esperienza? No, perché è un ossimoro? Fa parte della... Perché i giovani di solito sono un po' diffidenti nei confronti della politica, invece tu sei entrata da protagonista, non è che sei entrata da una porta secondaria. Vabbè, considera che comunque io un po' ho sempre respirato politica, quindi già quando ero ragazza facevo i banchetti, queste cose qui, ero militante. Mi è sempre piaciuto, perché è un modo per mettersi al servizio degli altri e per mettere a disposizione appunto della collettività quelle che sono le tue idee, quelle scelte che magari ritieni essere giuste, perché poi quando poi fai politica la cosa principale è prendere decisioni, devi prendere decisioni e prendere decisioni che tu pensi siano le decisioni migliori, quindi le decisioni giuste, le decisioni che possono far fare un salto di qualità, un salto in avanti, e io questo ho sempre amato della politica. La politica è anche un contesto molto maschile. Le donne sono costrette spesso e volentieri a dimostrare di più rispetto ai loro colleghi maschietti. Ti dirò che ho dovuto dimostrare non tanto per il fatto di essere donna, perché il fatto di essere donna non l'ho sentito mai come una forma di discriminazione, anzi, sono sempre stata estremamente rispettata e messa alla pari su questo piano. Quindi io non ho, per fortuna, non ho visto discriminazioni mai di questo tipo. Ho dovuto faticare per quanto riguarda invece l'età giovane, nel senso che quando sono entrata avevo 22 anni e ho dovuto dimostrare di essere una persona comunque affidabile, di essere una persona a cui piaceva appunto mettersi in gioco e, mi è sempre piaciuto. E a 23 appunto anni capogruppo di Forza Italia, un gruppo anni importante. Un gruppo di 7 elementi. Numericamente, ma anche politicamente, ma anche di rappresentanti, perché comunque Montesilvano è sempre espresso dei politici di un certo spessore. Un ruolo, allora il capogruppo è un ruolo politico veramente importante, è un ruolo di unione, è un ruolo che ti consente di fare da collante tra quella che è l'amministrazione, tra quello che è l'esecutivo e quello che poi è la matrice in realtà politica del Consiglio Comunale. Quindi è un ruolo, anche questo, un ruolo molto molto bello, più appunto politico che esecutivo, cioè l'assessorato è esecutivo, sei sul campo e devi principalmente risolvere problemi pratici. Il capogruppo è un ruolo politico, per cui devi risolvere problemi politici, quindi mediare, contemperare le diverse esigenze. E poi, da quello che ho capito, mi sembra che la politica è una passione per te. Assolutamente, passione sì, io sono
Lo dico proprio perché tanto è talmente palese che sarebbe inutile negarlo, sono profondamente innamorata della politica. C'è anche una vita privata? Allora, sì, sicuramente però la politica prende molto di quello che è la vita personale. Poi tutte le persone che fanno politica come me lo sanno, perché comunque tanto della propria vita privata viene sacrificata. I sabati e le domeniche spesso e volentieri non esistono perché bisogna essere sul territorio, ascoltare diverse esigenze, oppure ci sono magari degli eventi. Allora, è importante comunque, secondo me, riuscire a ottenere un giusto equilibrio, nel senso che comunque l'equilibrio si deve mantenere. Il lavoro un po' viene sacrificato. Io, per esempio, che faccio la libera professione, faccio l'avvocato. Sì. È normale che riuscire a giostrarsi tra le diverse cose implica un impegno doppio. Però, appunto, quando c'è la passione si fa tutto. E c'è una passione alla quale comunque trovi il tempo e non rinunci anche solo in macchina, quella di cantare. O no? Te la dobbiamo riproporre noi. La dobbiamo riproporre anche noi, Massimo. Guardiamo, sentiamola insieme quella clip. Guardiamola insieme quella clip. Bella, vista con gli occhi di un bambino, dalle finestre sul mare di quell'aeroplanino. Come eri bella dagli scogli in quell'arena, con tanti fiori, luci, sogni ed emozioni. Come sei bella oggi vista da a tutti manca quel mulino sulla foce. Come sei bella con le palme e gli ombrelloni, sempre aperti ad amicizie e nuovi amori. Sempre per sempre tu, la mia spiaggia e i miei ricordi, primo amore. Sempre per sempre tu, nessuno mai cancellerà il tuo nome. Dal vagone di quel treno, gli occhi che bagnano la valigia di cartone, tutti quei sogni raccontati in un museo, dove le bombe lasciano spazio a dezz'amore. Sempre per sempre la mia spiaggia e i miei ricordi, il primo amore. Sempre per sempre tu, nessuno mai cancellerà il tuo nome.
Era il 18 dicembre 2020 quando tu facevi questo duetto con il sindaco di Montesilvano, poi c'erano tutti quanti che vi accompagnavano in coro in questa canzone, Sempre tu, nessuno cancellerà mai il tuo nome. Un momento bellissimo, lo ricordo veramente con tanto affetto, perché cantare una canzone per la propria città, è un qualcosa di veramente importante, rimane, insomma, rimane quell'esperienza. Poi è stato bello perché è stato un momento anche di comunione, perché i consiglieri, gli assessori, insomma, hanno fatto il coro, sono venuti a registrare. È stato un modo Periodo anche per. abbastanza Un difficile, no? periodo difficile, è stato un modo per testimoniare la nostra vicinanza e l'abbiamo fatto in un modo particolare, perché in realtà è un modo inusuale, quello di scrivere una canzone, registrarla, cantarla, però so che è piaciuta molto, sono molto contenta di questo. La passione per il canto, per la musica, da dove ti viene? La passione per la musica mi viene da quando ero piccola piccola, e quindi io ho iniziato a parlare, poi ho iniziato subito a cantare, se non contemporaneamente le due cose, e ho cantato sempre quando ero bambina. Considera che, giusto un aneddoto per farti comprendere, al mio compleanno di 10 anni, io ero in un parco, ero nel parchetto al centro di Montesilvano. C'era la mia festa con tutti i miei amichetti e contemporaneamente si svolgeva anche una gara di canto. E io ho lasciato tutti i miei amichetti e sono andata Sul palco. sul palco a fare questa gara di canto. E vedi, questa bimbetta piccolina, erano tutti grandi, capito? E portai un pezzo di Giorgia, di Sole e d'Azzurro. E diciamo, i miei amici di una vita me lo ricordano sempre questo piccolo aneddoto, per dire che proprio ce l'avevo già da quando ero infante. E sabato scorso, non si può dire che non ti piacciano le sfide, sabato scorso c'è questa stata la presentazione di questa nuova sfida con la presentazione della lista di Fratelli d'Italia, Sì. dove c'è il tuo nome, anche di un altro di Montesilvano, un ex Sì. sindaco, Lillo Cordoma. Lillo Cordoma, sì, c'è stata la presentazione sabato, un'altra sfida molto entusiasmante, avvincente. È la prima volta per me, di affrontare una candidatura alle regionali. Io non l'ho mai fatto, ho affrontato 3 elezioni al Consiglio di Montesilvano, al Comune di Montesilvano, le regionali mai. Però penso che sia venuto il momento di poter mettere a disposizione l'Abruzzo tutta l'esperienza che ho accumulato nonostante appunto la giovane età. La tua ambizione, il tuo sogno per queste elezioni? Allora, ovviamente le ambizioni per queste elezioni sono ambizioni, penso che siano abbastanza, diciamo, Chiare, chiare, lucide. siano ambizioni così come sono le ambizioni di chiunque, chiunque si candidi, poi ha come aspettativa quella di ottenere un risultato assolutamente positivo. Sì. Però al di là quindi di No, quello cioè ci sono che è anche le il candidature di sogno, servizio. E ci sarà il però no, candidato a però non è il vincere. Non è il tuo caso, non, caso. no, ma non è neanche il caso della lista di Fratelli d'Italia, così come non penso che siano anche, che ci siano. Sono rare le candidature di servizio, di solito chi si candida è perché Ci crede, ci ci vuole. crede, bravo, esattamente, perché vuole mettersi comunque al servizio. Quindi penso di affrontare comunque in ogni caso una bella avventura. Grazie, E noi ti facciamo un grosso in bocca al lupo allora, per viva il lupo. le tue sfide. Grazie. Grazie e ci vediamo fra poco. Buongiorno, prosegue la nostra mattinata con Formattino, con un nuovo ospite, Casto Di Bonaventura. Buongiorno Di Buongiorno a Bonaventura, lei. presidente del Centro Servizi per il Volontariato. Ci spiega cos'è il centro per i servizi, Centro Servizi per il Volontariato? Sì, il Centro Servizi per il Volontariato nasce in conseguenza di una legge che ormai è stata abrogata, la 266 del 91, che prevedeva dei centri che in qualche maniera potessero dare un supporto alle organizzazioni di volontariato. Quindi sul territorio. Quindi ogni territorio aveva la possibilità di mettere in piedi dei centri di servizio per il volontariato, o a livello provinciale o a livello regionale. In seguito a questa normativa del 91, addirittura dobbiamo aspettare qualche anno, verso la fine degli anni 90, nascono i centri di servizio per il volontariato e in Abruzzo ce ne sono quattro.
nascono quattro, Pescara, Teramo, Chieti e L'Aquila. Poi successivamente, con la riforma dei codici del terzo settore, si introducono dei fattori numerici attraverso i quali viene fuori che in Abruzzo ce ne può essere uno, perché un centro di servizio per il volontariato ogni milione di abitanti. Per cui decidiamo di metterci assieme e diffonderci in un unico CSV, oggi CSV Abruzzo. Forniamo servizi a tutto il volontariato nel mondo del terzo settore, perché si è allargata un po' la platea che serviamo, e la serviamo in diversi modi: animazione e valorizzazione territoriale, promozione, quindi attività relative alla consulenza, che può essere fiscale, che può essere legale, contabile, formazione, quindi attività formativa in generale, rivolta sia ai direttivi che ai volontari, quindi sia per coloro che gestiscono le associazioni di volontariato, sia per i volontari in senso più largo. E quindi tutte queste attività le mettiamo insieme attraverso anche un certo tipo di lavoro che facciamo con gli enti locali, che facciamo con le organizzazioni del territorio. Questo un po' è quello che facciamo. Ma qual è lo stato di salute del sistema del volontariato in questa regione del terzo settore? Il mondo del volontariato ultimamente, in base anche a quelli che sono i numeri che vengono dall'Istat, sembra essere meno frequentato del solito. In Abruzzo diciamo che abbiamo più o meno le stesse problematiche che ci sono in Italia, ma soprattutto qui c'è un volontariato molto piccolo, di piccole dimensioni, non molto strutturato. La maggior parte delle organizzazioni sono poco strutturate. Per questo c'è maggior bisogno di questa attività di sostegno e di raccordo? Di un certo assolutamente servizio. Sì, qui c'è un po' di contraddizione. Da un certo punto di vista, le associazioni, per essere riconosciute come ETS, devono stare all'interno del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Purtroppo ce ne sono alcune che o decidono o non possono, non riescono, non hanno dei requisiti anche minimi, perché poi non ce ne vogliono tantissimi, per poter in qualche maniera accedere a questo registro. Ma noi abbiamo questo compito, cioè il compito di sostenere tutti i volontari, anche singoli. Quindi è chiaro che il nostro compito è molto ampio e soprattutto sono questi quelli che si rivolgono a noi. Rispetto a quel periodo a cui faceva riferimento prima, è cambiato il panorama del mondo del volontariato? Beh, come è cambiata la società in qualche maniera. Sì, un po' più eterogenea. Come... Sì, cioè c'è un molto volontariato sempre più sporadico e spontaneo, mentre prima c'era più la tendenza a mettersi insieme in organizzazioni. Oggi c'è anche quello che si chiama il volontariato fluido, lo riscontriamo, c'è persone che mettono a disposizione un certo tempo. Perché? Per mancanza di fiducia? Per cosa? Questa è una domanda molto difficile a cui rispondere, perché credo che siano una serie di fattori concomitanti. Non ultimo, io credo, un po' la sfiducia, sicuramente, un po' un eccessivo individualismo che permea un po' la società, lo rileviamo a tutti i livelli. I corpi intermedi vivono una fatica, e le associazioni di rappresentanza una medesima fatica. Quindi le persone sono un po' sfiduciate, sono un po', come dire, più ripiegate su se stesse. Anche se devo dire che, benché questa sia un po' la dinamica che viviamo, c'è un grande desiderio invece di fare cose diverse, di fare delle cose assieme. Qual è il settore del volontariato più impegnativo o più organizzato? Anche questa è una domanda a cui è difficile rispondere. Sicuramente il volontariato di tipo sociosanitario, quello assistenziale, è sicuramente quello più diffuso, poi c'è dentro anche quello culturale, però fondamentalmente sono più le associazioni che riguardano un po' il mondo della disabilità, il mondo dell'assistenza agli anziani, dove il mondo della povertà, dove magari ci sono delle associazioni di volontariato abbastanza strutturate, penso alle grandi associazioni come, che ne so, l'Auser, l'Anteas, l'Anfas, solo per citarne alcune, il Banco Alimentare, ecco, e ce ne sono tante altre, Croce Rossa, Misericordia, ecco, grandi associazioni di protezione civile. Cioè queste associazioni, che sono quelle più strutturate, sono quelle che poi hanno, diciamo così, una maggiore visibilità anche sul territorio. Però c'è consapevolezza che è necessaria la rete, la collaborazione? Sì, questo c'è, ma si fatica molto.
nel senso che la rete non è soltanto una dichiarazione di intenti, ma è un inizio di una relazione, di un rapporto umano. Nel momento in cui la rete è magari strumentale, cioè nel senso che ci mettiamo insieme perché c'è un certo progetto a cui possiamo accedere o possiamo avere un miglior punteggio solo se ci mettiamo insieme, il rischio che poi questa rete non si trasformi in una relazione duratura e che faciliti, come dire, la relazione tra le diverse associazioni, c'è, esiste. Molta attenzione la rivolgete a chi vuole avvicinarsi all'attività di volontariato, perché bisogna avere anche una certa predisposizione, non so se è giù corretto parlare sì, questo usare questo termine. Allora, sì, sicuramente sì, soprattutto per certe attività, quando penso alle attività sociosanitarie, quando penso alle attività che sono più a contatto con la disabilità, con la malattia mentale, eccetera, eccetera, è chiaro che ci vuole anche una preparazione, come anche per esempio tutte le associazioni che si occupano di donazione di organi, di trapianti, cose di questo genere, è chiaro che ci vuole una certa preparazione. Certo. Tutte quelle attività che hanno a che fare con la sanità, penso anche come dire, alle attività di clown dottori, anche queste hanno bisogno di una preparazione. Non si entrano nei reparti sanitari senza una preparazione, non si entra nella protezione civile senza una preparazione. Paradossalmente non si entra da nessuna parte senza una preparazione, no? C'è una volontà, ma poi c'è un lavoro di squadra che normalmente fanno le associazioni che aiutano i volontari o coloro che vogliono, diciamo, cimentarsi con questa attività a entrare nel merito delle cose, quindi vengono guidati attraverso attività di formazione e di preparazione. Ogni grossa rete, grossa associazione ha le sue. Prima di questa mattina noi ci siamo incontrati l'altra settimana, il sì. 5 dicembre, all'Aurum. Sì. L'Aurum, la sala d'annunzio, che è stata trasformata in una grande piazza. Sì. Me la spiega questa piazza, che cos'è questa piazza del volontariato? Prima lei ha detto che noi ci preoccupiamo o ci interessiamo anche ad avvicinare le persone al mondo del volontariato. E chi più dei giovani in qualche maniera sono oggetto di questa attenzione? Viviamo anche una fatica di invecchiamento all'interno del mondo del volontariato, per cui far incontrare i giovani con le esperienze di volontariato di diverse associazioni è fondamentale. Questo ci permette di mettere insieme il mondo del terzo settore, quindi le associazioni, il mondo della scuola, il mondo del CSV e anche altri mondi, l'amministrazione comunale piuttosto che quella regionale, cioè creare una vera propria piazza, cioè un luogo dove sia possibile il dialogo, dove sia possibile lo scambio, dove ci si possa incontrare e conoscere. Perché molti dei problemi che nascono dalla difficoltà di conoscere realmente ciò che ci accade intorno. Noi abbiamo un eccesso di comunicazione da questo punto di vista che a volte, come dire, ci annebbia un po' la vista e non ci permette di vedere realmente quello che accade. E questa piazza ha proprio questo scopo. Del resto, il protocollo d'intesa che abbiamo firmato con l'Ufficio Scolastico Regionale va proprio in questo senso. Ed è un protocollo d'intesa che abbiamo firmato come CSV, ma è a disposizione di tutte le associazioni di volontariato che già storicamente entrano nelle scuole attraverso momenti di incontro, di racconto ai giovani. No? Come è andata questa giornata? Direi me la può raccontare dal punto di vista numerico, ma anche dal punto di vista emotivo, emozionale? Ecco, direi molto bene. Allora, io quello che ho potuto vedere e che posso rilevare è che quando i giovani vengono messi davanti a una proposta concreta, ci stanno. Quindi, come dire, dei giovani si parla sempre in prospettiva futura. I giovani ci sono il presente, agiscono già in questa società. Quindi a loro va fatta una proposta diciamo adulta, una proposta matura alla quale possono rispondere. Chiaro che tutto questo lavoro è un lavoro che ha bisogno di un
retroterra culturale, quindi di tanto lavoro fatto per preparare questo momento e questo incontro, quindi incontro con i dirigenti scolastici, con le insegnanti referenti, con le scuole, incontro con le associazioni, incontri con gli enti istituzionali, e quindi tutti questi incontri poi servono per preparare questo momento di incontro, che è più che altro la possibilità che i ragazzi hanno di andare a visitare le varie associazioni e capire che cosa fanno, per capire dove il loro cuore li porta, cioè qual è l'attività che loro vorrebbero sperimentare tra quelle che incontrano in questa piazza. A me sembra che questa modalità attraverso la quale cerchiamo di raggiungere un dialogo con i giovani, avete visto per esempio questa volta ci sono stati i Cunta Terra che in qualche maniera hanno animato, sacerdote, molto... sì, esatto, ma soprattutto anche l'anno scorso nell'edizione dell'anno scorso c'erano dei ragazzi che avevano un'associazione di street art, c'erano degli altri ragazzi che invece magari facevano attività relative alla street dance, quindi attività che hanno la possibilità di incidere di più nel sentire dei giovani di oggi. Noi dobbiamo imparare a dialogare con loro, diciamo, capendo anche qual è il loro linguaggio, il loro modo di espressione. Dalla piazza poi comincia un'esperienza di volontariato? Sì, la piazza è il primo momento. I ragazzi dopo la piazza hanno un certo periodo di tempo dentro il quale possono segnalare in una piattaforma del CSV quali sono le associazioni presso le quali loro vorranno passare un po' di tempo come esperienza di volontariato. Ne segnalano tre entro una certa data, dopodiché c'è un matching tra le loro richieste, che cerchiamo di esaudire al meglio, e le associazioni presenti, e dopodiché si inizia questa attività. Cioè i ragazzi si recano presso le associazioni e prestano un'attività di volontariato minimo 20 ore e anche fino a un massimo di 30-40 all'interno delle associazioni di volontariato per poter fare esperienza di che cosa significa essere volontari. Ecco, non è la prima piazza, non è la prima esperienza, in passato i feedback che ha avuto da queste esperienze. Allora, questo progetto è parte di un progetto di livello regionale che si chiama Scuola e Volontariato, che investe tutte e quattro le province. Noi abbiamo avuto oltre 1500 studenti nella regione Abruzzo che ha partecipato a queste nostre iniziative, che sono variegate e diverse. Ognuna risponde al proprio territorio, secondo anche una storia che questo territorio si porta dietro. I feedback sono stati che l'anno scorso ci sono stati 360 ragazzi di Pescara e provincia che hanno partecipato a questa iniziativa. Alcuni di loro, adesso non so dirle esattamente quanti, restano e continuano a fare i volontari. Forse quello poi è l'aspetto... Sì, quello è l'aspetto importante. Ma oltre un'esperienza di vita, sì, quello è importante, però io credo che sia molto importante, come dire, gettare un seme. Quando tu hai fatto un'esperienza, qualcosa di questa esperienza ti rimane e magari immediatamente non riesci a metterla in pratica per tanti motivi, la scuola, la famiglia, l'università, ti trasferisci altrove, però qualcosa resta se hai fatto veramente esperienza. Cioè, quello che noi proponiamo è una vera e propria esperienza, non è una cosa da fare, perché l'esperienza è qualcosa che tu fai capendone il senso. E quindi questa è la nostra ambizione, il nostro tentativo. Abbiamo parlato dei giovani, ma non ci sono solo i giovani. No, certo, ci sono anche gli adulti. Ecco. È una piazza, quindi dentro la piazza ci sono tutti, dal vegliardo fino all'infante, diciamo così. Ma quando mettiamo insieme dirigenti scolastici, insegnanti, mondo dell'associazionismo, noi abbiamo anche delle associazioni che lavorano sulla età adulta, chiamiamola così, se pensiamo all'Hauser, pensiamo anche ad altre associazioni che hanno a tema proprio l'invecchiamento attivo e quindi la possibilità di dare a queste persone di una certa età, come dire, quella dinamica di vita che a volte magari viene a mancare se vengono lasciati soli e abbandonati. E questo trova sicuramente un grosso
vigore nel rapporto con i giovani. L'abbiamo visto in tante situazioni, oggi si parla molto anche di persone di una certa età che vivono, che danno la loro, il loro tempo anche con i ragazzi infanti, no? Perché da questo connubio di esperienza nasce qualcosa di positivo per l'uno e per l'altro. Ecco, noi ci crediamo molto nella, in questa possibilità, uso una parola che non mi piace molto perché mi sa di pandemia, però insomma questa contaminazione positiva, no, tra le varie generazioni. No, invece è un termine bellissimo, direi. Le contaminazioni culturali sono qualcosa di eccezionale. Sì, però capito, sarà stata la pandemia sì. Che un po' mi ha... Però devo dire, fondamentalmente è questo. Quindi la nostra... noi siamo, ecco, il CSV è al servizio. Noi ecco, non siamo... servizio di sostegno, appoggio... Sì. Tutte queste associazioni del terzo ci proviamo, terzo perché settore, poi... La possibilità anche di incontro tra domanda e offerta, cioè quello che si può fare, sì. Ma non solo, perché svolgete anche attività di promozione, di informazione, di comunicazione sì. Sul territorio. Sì, assolutamente sì, lo facciamo prima di tutto... Organizzate un sacco di eventi. Sì, ma prima di tutto valorizzando gli eventi delle associazioni di volontariato e del mondo del volontariato che si svolgono in regione. Questa è la prima questione che sta a cuore a noi, cioè fare in modo che questo mondo abbia una vetrina, abbia un luogo dove che possa diffondere le loro attività, che possa far conoscere quello che fanno. Lo facciamo per esempio anche attraverso alcune reti radiofoniche, dove abbiamo da un paio d'anni delle trasmissioni nelle quali i volontari vanno a raccontare quello che fanno. Lo abbiamo fatto con alcune trasmissioni in passato anche in reti televisive, dove abbiamo avuto dei momenti in cui i volontari sono andati a spiegare quello che fanno, dove c'erano testimonianze di persone che erano, fra virgolette, assistite da questi volontari. E quindi questa cosa qui secondo me è importante. La gente, le persone devono sapere quello che accade. Noi spesso siamo, come dire, invasi da notizie non positive, da notizie negative, da notizie che raccontano di una società in decadenza, una società malata, una società che è, diciamo così, nella quale fuggire. Beh, in questa società così decadente, così malata, così da fuggire, ci sono cose che valgono la pena di vedere, perché sono cose che ti fanno restare, che ti fanno desiderare di stare e che ti fanno aver voglia di rimanere. Quello che ti accende ogni mattina anche la voglia di impegnarti e di fare. Sì, assolutamente sì, perché si vedono delle robe incredibili, cioè episodi che è difficile raccontare perché ti danno proprio quel moto del cuore che tu in quel momento percepisci e che ti commuove. Io ho avuto un grande maestro che mi ha sempre detto che la commozione è un muovere con, è un andare verso. Quindi quando una persona si commuove, questa persona va verso, decide di partecipare, decide di esserci. La partecipazione, che di cui tutti quanti ci riempiamo la bocca, non è una cosa astratta. La partecipazione è una relazione umana piena che ci commuove, altrimenti è finta. Sì, questo è uno spaccato che faccio sempre a chiunque viene qui ospite a Formattino. Lo vorrei conoscere anche un po' meglio, no? So che hai 9 anni, giusto? Sì. Circa. Vita hai fatto tante cose, hai lavorato dopo, sì. E hai operato anche nel volontariato. Sì, cioè io diciamo sono sempre stato un po' alla ricerca di qualcosa di importante. La prima cosa importante per me è sempre stata la famiglia. E la mia più grande occupazione, anche se ci passo poco tempo, può sembrare strano, però è così. E poi il lavoro mi ha sempre appassionato, stranamente, perché ho sempre immaginato, ho sempre pensato che il lavoro è il luogo presso il quale la cosa che facciamo mettendoci più tempo. Allora deve essere un po' triste il fatto di fare qualcosa che non ci piace, no? E anche in quello che ti capita, che è diverso da quello che volevi fare, perché a me è capitato di fare una cosa diversa da quello che volevo fare. Io da giovane ero presidente di una cooperativa di progettazione,
facevamo impianti di metano, parchi e riserve naturali per la regione Abruzzo, siamo stati tra quelli che hanno contribuito alla progettazione del Parco della Maiella e anche tra quelli che hanno scritto un testo sulle condizioni economiche, sulle attività economiche compatibili con un sistema parco. Ho lavorato a suo tempo con Dario Febbo e altre persone di questo genere che continuano ancora a lavorare in quei settori. E invece poi mi sono ritrovato all'interno di una grande società quale quella delle Ferrovie dello Stato per una serie di ragioni. E in un primo momento, diciamo così, avevo come il desiderio quasi di fuggire. Poi piano piano invece mi sono appassionato. Perché io penso che anche quelle cose che apparentemente sembrano contro di noi alla fine finiscono per essere per noi. Tutto dipende da uno sguardo, da come le guardi, da che cosa vedi dentro quelle cose. E quindi ho continuato a lavorare lì, ma nel frattempo mi sono sempre... cominciato a svolgere. Sì, ma mi sono sempre dedicato ad altre cose. Cioè mi hanno chiesto di occuparmi di una scuola qui a Pescara, le Domus Marie. E quindi all'epoca mi sono impegnato nelle Domus Marie all'interno del direttivo, del consiglio di amministrazione, erano gestite in forma cooperativa. E quindi mi sono impegnato lì per lungo tempo. Poi ho avuto delle esperienze anche nel mondo della cooperazione a livello di Federcultura, Turismo e Sport, a livello nazionale e anche a livello regionale. Insomma, ecco, non mi sono fatto mancare niente. Poi in qualche maniera sono sempre stato, come dire, sollecitato dal bisogno che ho incontrato. Non sono una persona particolarmente buona e particolarmente brava, però... operativa sì. Sì, e poi alcune cose mi commuovono. E mi commuovono... senza che io me ne accorgo dopo, cioè quando le vivo. E questa cosa per me mi stupisce sempre, no? E fino a quando mi continuo a stupire mi do da fare, cioè nel senso che lo stupore è una sensazione di bellezza che ho sperimentato e non voglio perdere. Vede che anche lei ci ha portato la sua esperienza. Ci ho provato. E allora, noi speriamo di aver stimolato un po' la curiosità ai nostri telespettatori. Ricordiamo che tutte le informazioni sulle attività del Centro Servizi di Volontariato le potrete vedere sul sito che ogni tanto Massimo manda in sovraimpressione, c'è di tutto. Siamo anche sui social, siamo un po' dappertutto. Bene, un po' all'antica. Andiamoci, fermiamo. No, lo so. No, scherzo. Sono più antico di lei, lo vedete dai capelli. Grazie Castro per essere stato qui a portare questa esperienza e averci parlato del Centro Servizi per il Volontariato. Buon lavoro. Grazie a voi. Arrivederci a voi, grazie per averci seguito anche questa mattina. L'appuntamento è a domani mattina, sempre alle 8. Arrivederci.